L'inaugurazione dell'anno giudiziario. Ecco, ha preso la parola il primo presidente di Cassazione, Giorgio Santacroce, ascoltiamo la sua relazione. Signor Presidente della Repubblica, le porgo il mio deferente saluto, il mio sincero ringraziamento per aver voluto onorare questa Assemblea Generale conferendole con la sua autorevole e ambita presenza un tono di solennità e di sostegno morale e civile. Un saluto e un vivo ringraziamento rivolgo inoltre alle alte autorità presenti e ai rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee, religiose, politiche, civili e militari qui intervenuti, i quali tutti danno lustro con la loro partecipazione a questa cerimonia inaugurale. Saluto e ringraziamento che estendo ai colleghi della magistratura, ai rappresentanti del foro e agli esponenti del mondo accademico per il loro determinante ed apprezzato contributo all'evoluzione dell'opera della giurisprudenza. Un ringraziamento sentito e riconoscente rivolgo a tutto il personale amministrativo e tecnico, senza il cui assiduo impegno e prezioso contributo sarebbe difficile far funzionare il presso organizzativo di questa prestigiosa istituzione. Grazie di cuore a tutti i gentili ospiti che partecipano a questa cerimonia. La relazione annuale sullo stato della giustizia costituisce il punto di avvio per un dibattito ad ampio raggio sul modo in cui questa viene amministrata nel Paese e svolge un ruolo sostanziale di riequilibrio nei confronti di chi accusa la magistratura di esorbitare dai propri compiti, assoggettando la politica e impedendole di assolvere i suoi, con tutto il carico negativo che questa doglianza porta con sé. Questa cerimonia offre quindi l'occasione per fornire indicazioni e suggerimenti utili a rilanciare la prospettiva di un servizio giustizia degno di questo nome. Nel ventennio che ci siamo lasciati alle spalle, la centralità del tema della giustizia è stata solo apparente, perché in realtà non c'era uno spazio praticabile per vere opzioni riformatrici. Ora serve il coraggio di voltare pagina. Se la giustizia non funziona, è dovere dei magistrati denunciare le cose che non vanno e del sistema politico, governo e opposizione, metterla in condizione di funzionare al meglio, perché altrimenti si lede un diritto fondamentale dei cittadini. È arrivato il momento di indicare che cosa c'è da cambiare, cosa serve per farla funzionare davvero e per poter disporre di un sistema giudiziario che funga da corretto equilibratore delle controversie. È arrivato il momento di chiedersi, insomma, quali siano le ragioni reali dei tempi lunghissimi per i quali, in particolare nel settore civile, dove il processo arriva a conclusione quando l'utilità sociale, economica e pratica della decisione si è ormai perduta, siamo subissati da rilievi internazionali. Una giustizia resa a distanza di 10 o più anni dai fatti non è giustizia. Tutti d'accordo perciò sulla necessità di ridurre drasticamente i tempi del processo, di assicurarne una durata ragionevole, in linea con le indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il problema è di trovare il modo più appropriato per accostarsi alle riforme della giustizia. Finora tutto è avvenuto nel contesto di un quadro politico di contrapposizioni frontali e spesso paralizzanti, in cui si continua a privilegiare una politica del contingente, con interventi normativi a volte improvvisati e spesso disorganici, e quel che è peggio, non compatibili in una logica di sistema. Un approccio lontano dagli standard europei che propongono modelli di giustizia più funzionali, ai quali dovremmo guardare con più attenzione, anche per essere più credibili come Paese nel prossimo semestre di guida dell'Unione Europea. Abbiamo codici concepiti in gran parte in epoche lontane, che rivelano tutta la loro inadeguatezza, e un codice di procedura penale, l'unico approvato in età repubblicana, appesantito da ambiguità e contraddizioni, nonostante la costante opera di razionalizzazione condotta dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione. Sono dunque urgenti rimedi pragmatici, rimedi imposti dal numero dei processi che si riversano negli uffici giudiziari e dalla necessità di ristabilire una giusta filosofia della gestione della giustizia e di far affermare un'etica pubblica fondata sul principio di legalità, anziché sull'idea che l'illegalità altrui basti a giustificare la propria. Occorre che si facciano riforme strutturali, di contenuto, non riforme per parti separate inseguendo le convenienze del momento e non ponderate in prospettiva,
Come diceva Piero Calamandrei, per fare le riforme occorre essere presbiti, vedere bene da lontano, non da vicino. L'esigenza di una riforma è particolarmente avvertita per il giudizio di Cassazione, gravato da una mole smisurata di ricorsi che impedisce l'espletamento del suo ruolo negli ambiti tracciati dagli articoli 102 e 111 della Costituzione. Sono necessari criteri efficaci di selezione, come avviene da tempo in altre corti di legittimità, sia come fattore deflattivo del contenzioso, sia come incentivo a un'operosa pianificazione della funzione nomofilattica. Il ricorso alla Corte Suprema verso i provvedimenti dei giudici di merito è considerato ovunque un rimedio eccezionale, legato alla tutela dei diritti fondamentali o alla previsione di un limite minimo di valore delle cause o alla violazione di importanti principi di diritto sostanziale e processuale o al rilievo pubblico generale della questione di diritto sollevata dal ricorso. Solo da noi non esistono limiti, stante la generalizzata ricorribilità per Cassazione delle sentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale per violazione di legge, malgrado esista un sistema che si ispira al principio del doppio grado di giurisdizione. Quando si determineranno il clima e il consenso necessari per mirate revisioni costituzionali, non si dovrà trascurare la riforma del settimo comma dell'articolo 111 della Costituzione per porre argini alla ricorribilità per Cassazione e per assicurare una giurisdizione di qualità che i grandi numeri non possono dare. Questa ci pare la strada maestra. Ciò non toglie che si possano percorrere altri itinerari, optando mediante leggi ordinarie per una rimeditazione dei casi di ricevibilità del ricorso per Cassazione con un'incisiva restrizione dei vizi prospettabili in sede di legittimità. Una riforma di questo tipo, in grado di ricondurre l'effettiva ricorribilità per Cassazione al solo vizio della violazione di legge in linea con il dettato costituzionale, avrebbe la capacità di restituire alla Corte la sua essenziale funzione nomofilattica, rafforzando quel ruolo di controllo di legittimità e sull'operato dei giudici che è stato pensato dal Costituente per la Corte Suprema. Il sistema ha bisogno di una serie articolata di riforme, alcune delle quali, è doveroso darne atto, sono già intervenute, come i tanto auspicati tagli e accorpamenti degli uffici giudiziari. Al precedente ministro della giustizia Severino, che li ha tenacemente voluti, e all'attuale ministro Cancellieri, che li ha realizzati, va riconosciuto il merito di aver mostrato fermezza, mantenendo dritta la barra del cambiamento. Allo stesso pragmatismo si ispira il cosiddetto decreto del fare, approvato nel giugno scorso, che ha rafforzato le risorse umane degli uffici giudiziari, istituendo i giudici ausiliari in Corte d'Appello e gli assistenti di studio in Corte di Cassazione. E tra le altre innovazioni ha reintrodotto la mediazione come strumento di deflazione del contenzioso civile, capace di ridurre la pressione della domanda di giustizia, perché l'istituto della mediazione, se adeguatamente utilizzato, possiede le potenzialità per contenere la dispersione di energie processuali nella gestione di cause nelle quali sono in gioco modesti valori economici. Nella stessa prospettiva meritano consenso, al di là di qualche riserva su talune soluzioni, le proposte formulate dalle commissioni istituite presso il Ministero della Giustizia per dare, attraverso la previsione di nuove misure organizzative e normative, vitalità ed efficacia al processo civile, per arginare l'arretrato e per snellire l'itinerario della definizione dei giudizi. E sul versante penale, le proposte intese a restringere l'area delle sanzioni detentive e di contenere il ricorso alla custodia cautelare, acquisendo una maggiore consapevolezza critica della funzione di estrema ratio del carcere, che va utilizzato entro i confini più ridotti possibili. La pena e la custodia detentiva richiamano inevitabilmente il tema del sovraffollamento carcerario, su cui ella, signor Presidente, ha segnalato con il suo solenne messaggio alle Camere la prepotente urgenza e su cui pesa il carattere ultimativo della sentenza Torreggiani, che ci impone di realizzare interventi risolutivi di tipo strutturale entro il prossimo 28 maggio. In attesa di riforme di sistema, oltre quelle contenute nel decreto del dicembre scorso, che anticipano con piccoli passi e prudenti iniziative
un'organica revisione della normativa in questa materia, dovrebbe adottarsi un rimedio straordinario che consenta di ridurre con immediatezza il numero dei detenuti. Per ottenere questo risultato non c'è altra via che l'indulto. L'indulto non libera chi merita di essere liberato, ma scarcera chi non merita di stare in carcere ed essere trattato in modo inumano e degradante, reagendo temporaneamente ed efficacemente al problema del sovraffollamento. È questo il modo di stare credibilmente in Europa, il cui ordinamento, con riferimento sia al diritto dell'Unione sia alla Convenzione dei diritti dell'uomo, è strettamente intrecciato con quello nazionale. Dall'ordinamento europeo proviene la sollecitazione a mettere al centro della tutela i diritti fondamentali, cioè i diritti essenziali e inalienabili della persona umana. Quello dei diritti umani è un tema sul quale la giurisdizione nazionale e sovranazionale non può declinare la domanda di giustizia, perché non può esserci un'efficiente Europa dei mercati se ad essa non si accompagna una forte Europa dei diritti. Alla Corte di Giustizia Europea, il cui presidente Skouris, che assieme al giudice Tizzano onora questa cerimonia con la sua presenza, va riconosciuto di essere stata determinante per l'incorporazione di questi valori nel diritto della comunità prima e nel diritto dell'Unione poi, e di essersene fatta garante nel corso degli anni. La prosecuzione di un dialogo tra le Corti nazionali, la Corte di Giustizia e la Corte europea dei diritti dell'uomo consente di correggere, integrare e innovare l'ordinamento giuridico interno, adeguandolo agli standard europei e internazionali, al di là delle inerzie, dei ritardi e dei gravi inadempimenti degli obblighi assunti dal nostro Paese. Mi riferisco, tra gli altri, alla mancata introduzione del delitto di tortura e al superamento della contumacia, senza parlare della necessità di una nuova disciplina della prescrizione, che va considerata la riforma delle riforme, cui veniamo ripetutamente sollecitati dagli organismi internazionali, i quali deplorano soprattutto l'alta percentuale di delitti di corruzione che vengono dichiarati estinti per questa causa. Uno sguardo d'insieme all'andamento della giustizia consente di registrare miglioramenti che inducono a essere moderatamente fiduciosi sulla capacità di risposta del nostro sistema. La tendenza generale che emerge in campo nazionale dai dati statistici forniti dal Ministero della Giustizia è quella di una progressiva diminuzione delle sopravvenienze dei procedimenti e una riduzione dei tempi di durata dei giudizi civili, cui si accompagna una riduzione del numero dei procedimenti pendenti in tutti gli uffici e in tutte le aree geografiche, anche se la crisi economica in atto ha generato un forte incremento dei procedimenti esecutivi, anche immobiliari, dei fallimenti, delle procedure di concordato preventivo, delle modifiche delle condizioni patrimoniali nelle separazioni personali dei coniugi, dei decreti ingiuntivi, dei licenziamenti. L'andamento della giustizia penale non presenta invece un quadro di criticità accentuato rispetto a quello degli anni scorsi, anche se non si registrano significativi miglioramenti nella durata dei procedimenti. In particolare, per quanto concerne le linee di tendenza della criminalità, seguita ad essere un'emergenza drammaticamente presente in molte zone del Paese il diffondersi della criminalità organizzata, soprattutto di tipo mafioso, comprensiva quindi della Camorra, dell'Ndrangheta e di altre associazioni locali localmente determinate, come dice l'articolo 416 bis, ultimo comma. Criminalità organizzata che mostra segni di una progettualità volta alla riorganizzazione e alla realizzazione del proprio potere anche attraverso un ricambio generazionale e l'inserimento nelle attività criminali di soggetti di nazionalità straniera. La congiuntura economica, caratterizzata da nuove povertà e dalla costante diminuzione di occasioni di lavoro, ha determinato poi un generalizzato aumento dei reati contro il patrimonio, in particolare dei furti in abitazione e delle rapine, mentre diminuiscono, malgrado le enfatizzazioni giornalistiche, gli omicidi, che registrano il più basso tasso di frequenza nella storia d'Italia degli ultimi 150 anni. In campo nazionale, alla data del 30 giugno scorso erano complessivamente iscritti negli uffici giudicanti e requirenti 3.333.543 procedimenti contro autori noti,
con un aumento dell'1,8% rispetto al periodo precedente. I procedimenti definiti sono lievemente aumentati ed è salita pure la pendenza. Continua poi la tendenza alla riduzione dei tempi medi per le corti d'appello. Da 899 si è passati a 844 giorni, che sono tempi però ancora troppo distanti dal parametro di 2 anni indicato dalla Corte di Strasburgo, a conferma che il giudizio d'appello rappresenta il vero imbuto che rallenta tutto lo svolgimento del processo penale nel circuito delle impugnazioni, rendendo indifferibili interventi organizzativi e normativi. Nell'anno 2013 la durata media dei procedimenti penali, dall'iscrizione della notizia di reato fino alla sentenza definitiva, è stata di circa 5 anni. Non sono perciò giustificate espressioni come collasso, sfascio, stato comatoso di una giustizia indistintamente evocata, termini che appaiono oggettivamente mistificatori della situazione che caratterizza il settore penale. Sempre sul piano nazionale si è andato incrementando negli ultimi 3 anni il livello di produttività dei magistrati civili e penali, nonostante il perdurante sottodimensionamento di organici che interessa il personale sia di magistratura che di supporto amministrativo e tecnico. Sul versante della giustizia minorile, il biennio 2012-2013 ha rappresentato una fase nuova che, anche se non priva di criticità e ancora ben lontana da ritenersi esaurita, è orientata a ricostruire dalle fondamenta il sistema della protezione dei figli, ponendo le basi per un vero e proprio statuto del minore, che ha visto il suo apice nella legge numero 219 del dicembre 2012, la quale ha equiparato i figli di genitori non sposati ai figli nati nell'ambito del matrimonio, e nel decreto legislativo di attuazione della stessa legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 dicembre 2013. Venendo alla Corte di Cassazione, tenendo conto dei dati elaborati dall'Ufficio di Statistica di questa Corte, a differenza del calo di definizione che si era verificato nell'anno precedente, nel 2013 è aumentato del 20,6% il numero dei procedimenti civili definiti. A questo risultato se ne aggiungono altri 2, altrettanto positivi, costituiti dalla diminuzione dei procedimenti pendenti, sia pure nella lievissima misura dell'1%, e dall'aumento della produttività dei magistrati, che è salita da 229 a 240 ricorsi trattati nell'anno da ciascun consigliere. Preoccupa, tuttavia, che a fronte di questi dati indubbiamente rassicuranti si ponga il dato sconfortante del rilevante aumento della durata media dei procedimenti definiti, da 34,1 mesi a 42,5 mesi, con un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni. L'effetto paradossale dell'aumento della durata media dei procedimenti civili è comune a molti uffici giudiziari che si sono impegnati nella definizione dei processi di risalente iscrizione, scegliendo di aggredire l'arretrato per dare risposta alle domande di giustizia più antiche. Se si vuole definire l'arretrato senza accrescere la durata dei tempi processuali, occorre provvedere alla completa copertura delle vacanze. Appare intollerabile l'attuale scopertura dell'organico dei magistrati della Corte, che ammonta complessivamente al 20,45%, percentuale di gran lunga superiore a quella media nazionale. In controtendenza, va salutata con soddisfazione la positiva eccezione della Cassazione penale, che conferma la sua capacità di far fronte a un flusso di sopravvenienze crescente e inarrestabile, che ha raggiunto la cifra di 53.618 ricorsi, a fronte di oltre 53.000 procedimenti definiti, quantità massime della storia della Corte. Siamo quindi nel rispetto del principio della ragionevole durata, ben al di sotto del parametro di 1 anno fissato dalla Corte di Strasburgo per il giudizio di legittimità. Occorrono 7 mesi per definire i ricorsi contro sentenze, 3 mesi e mezzo per definire i ricorsi in materia di custodia cautelare personale. Questi risultati, realizzati a sostanziale parità di numero dei magistrati addetto al settore penale, 108, sono dovuti allo straordinario impegno del personale amministrativo e dei magistrati, ognuno dei quali ha definito mediamente ben 493 procedimenti, consolidando così l'altissima produttività media realizzata negli ultimi 3 anni. Imponente si conferma
il dato relativo alle declaratorie di inammissibilità dei ricorsi, 33.980, che corrisponde al 64,3%, pari a 2/3 dei ricorsi presentati, a dimostrazione evidente dell'uso distorto e improprio che viene fatto del ricorso per Cassazione e dello spreco di giurisdizione che in questo modo si compie. Situazione questa che non dovrebbe lasciare indifferente il legislatore, soprattutto in un'epoca come la nostra di difficoltà economiche e di dichiarata lotta agli sprechi di ogni tipo. Una nota di speranza per fronteggiare questo enorme carico proviene dall'informatizzazione dell'attività giudiziaria. Di pari passo con la revisione della geografia giudiziaria, ad annullare le distanze avanza la telematizzazione. Se ancora si mantiene il doppio canale, la fine degli atti cartacei è già fissata. A partire dal 30 giugno 2014, il processo civile telematico sarà obbligatorio per legge per tutti i procedimenti monitori, per i decreti ingiuntivi, per intenderci. Auspichiamo quindi che esso diventi realtà in tempi brevi anche in Cassazione. Mi avvio alla conclusione, ma consentitemi di fare qualche altra considerazione di quelle che mi stanno più a cuore. Signor Presidente, lo stato di tensione fra magistratura e politica, nonostante i suoi ripetuti interventi, non accenna a spegnersi e il suo persistere, più che una nota dolente, rappresenta una vera e propria spina nel cuore per noi magistrati. Il risvolto più doloroso di questa tensione è una delegittimazione gratuita e faziosa che ha provocato, goccia dopo goccia, una progressiva sfiducia nell'operato dei giudici e nel controllo di legalità che ad essi è demandato. Si sa che è più facile disintegrare un atomo che un pregiudizio, come diceva Einstein, ma certo è che in un vasto settore dell'opinione pubblica è stata insinuata una forte prevenzione nei confronti della magistratura, al punto che molte iniziative giudiziarie suscitano perplessità e discussioni nell'uomo della strada, che si chiede smarrito, disorientato, se a parte le lungaggini dei processi non ci sia qualcosa che non funzioni nel modo di amministrare la giustizia in Italia, e se ne duole, perché non c'è società civile senza il presidio e il baluardo dell'ordine giudiziario. L'ordine giudiziario, è bene ricordarlo, è l'unico dei tre poteri dello Stato che il cittadino può direttamente attivare ed è altresì il solo dal quale può attendersi una risposta proveniente da un organo indipendente e imparziale. È fisiologico che, posti di fronte a reiterarsi di attacchi speciosi, i magistrati reagiscano con una chiusura difensiva. Ma noi dobbiamo andare avanti e domandarci che cosa dobbiamo fare per accrescere il prestigio della magistratura e la credibilità del suo operato, senza alimentare diffidenze, pessimismi, sospetti. È sicuramente più produttivo l'esercizio di uno spirito autocritico, che comporta la capacità di mettersi in discussione e di saper rinunciare a posizioni consolidate. Il che significa per i magistrati percorrere con convinzione la strada della responsabilità istituzionale, sentirsi sempre meno potere e sempre più servizio, come vuole la Costituzione, abbandonare inammissibili protagonismi e comportamenti improntati a scarso equilibrio, assumere improprie missioni catartiche e fuorvianti smanie di bonifiche politiche e sociali. Dobbiamo avere il coraggio di interrogarci su ciò che non ha funzionato e continua a non funzionare nell'esercizio del potere diffuso, nel sistema di autogoverno e nell'associazionismo giudiziario, che pure, nella loro essenza, costituiscono esperienze feconde, positivamente apprezzate anche fuori dal nostro Paese. Può sembrare monotono ritornarci ogni volta su, ma il magistrato non deve fare giustizia, ma deve amministrare giustizia, che è una cosa diversa. Il magistrato deve essere umile, c'è un'etica della responsabilità alla quale non si sfugge. Il potere dei giudici è così grande, cito ancora Calamandrei, che l'umiltà per essi è il prezzo dovuto perché siano legittimati ad esercitarlo. Molto è destinato a cambiare se saremo noi magistrati per primi a pretendere un cambiamento, per mantenere ciò che è essenziale nel disegno costituzionale, essere garanti dei diritti fondamentali dei cittadini ed evitare che il processo, qualunque processo, si pieghi a un uso simbolico e improprio della giustizia. Signor Presidente,
A nome di tutti i magistrati della Repubblica le assicuro che sapremo raccogliere le sollecitazioni che ella anche recentemente ha rivolto ai rappresentanti delle istituzioni a una mobilitazione collettiva, a una ripresa di vigore e di operosità indispensabile oggi per risalire la china. L'Italia e gli italiani hanno urgenza di un nuovo inizio. Si è conclusa la relazione del primo presidente della Suprema Corte, Santa Croce, una relazione... Consiglio Superiore della Magistratura, onorevole Michele Vietti. Ce n'era uno nascosto. Grazie al Presidente del Senato. Signor Presidente della Repubblica, autorità, signori della Corte, signore e signori, in occasioni come questa è naturale che si guardi al futuro. Il futuro è nelle nostre mani e la prospettiva che assumiamo guardando ad un tempo ancora non consumato segna l'indirizzo del nostro cammino e costituisce l'orientamento del nostro agire. Ma questa prospettiva non può prescindere dal passato. Guardando indietro, trascurerò il catalogo delle belle che amò il padron mio, per dirla con Leporello, cioè il catalogo delle riforme oggetto di evocazione tanto ricorrente quanto spesso rituale. Depenalizzazione, decarcerizzazione, modifica del sistema delle impugnazioni, del regime della prescrizione, processo telematico, risoluzione alternativa delle controversie. Non mi riferisco ovviamente a quanto ha appena detto sul punto il primo presidente e a quanto presumibilmente dirà il ministro. In uno sguardo retrospettivo non posso però non ricordare la funzione di stimolo costruttivo esercitata dal Consiglio Superiore per l'avvio e il completamento del processo riformatore in materia di circoscrizioni giudiziarie e per suggerire soluzioni all'insostenibile condizione carceraria. La proficua collaborazione e cooperazione con la Scuola Superiore della Magistratura, che si è assunta il gravoso e fondamentale onere della formazione, la costante apertura al confronto internazionale con altri mondi e altri ordinamenti attraverso l'incremento delle attività di diplomazia giudiziaria. L'impegno, ultimo ma non ultimo, per i programmi di gestione dell'attività da parte dei dirigenti degli uffici giudiziari. Quest'ultimo strumento non deve essere considerato l'ennesimo adempimento burocratico, ma l'occasione per focalizzare in via prioritaria l'attenzione degli operatori della giustizia sul dato organizzativo. Del resto, l'ordinamento giudiziario, di cui il Consiglio Superiore è custode ed esecutore, consiste proprio nel dare ordine ad una comunità, quella giudiziaria, perché possa produrre risultati efficienti. Ovviamente questa comunità è profondamente cambiata col tempo e le regole che la governano devono aver riguardo non più al giudice illuminista, ma al moderno magistrato, non solo soggetto alla legge, ma protagonista del diritto vivente. Dunque autonomia e indipendenza vanno declinate al presente come strumenti funzionali alla qualità del prodotto e all'efficacia della decisione del magistrato, diventando così ingredienti della efficienza e della stabilità della risposta giudiziaria. Il potere magistratuale diffuso oggi non trova più un argine sufficiente nella legge, spesso padrone assente per le sue inadeguatezze, contraddittorietà
e intersezioni con la pluralità dei livelli normativi. Per muoversi nel moderno labirinto, il giudice non deve perdere il filo d'Arianna della professionalità, che sola può dargli l'autorevolezza necessaria all'esercizio della sua delicata funzione, evitando di farlo smarrire nella ricerca di una improbabile legittimazione alternativa che passi dal consenso, o di farlo illudere di poter spiccare un volo senza responsabilità che, portandolo troppo vicino al sole, lo perda nella tentazione della autoreferenzialità. Ho parlato di regole per una comunità organizzata. Dunque, il mondo della giustizia non è popolato da una serie di fantasmi affetti dal protagonismo della apparizione destabilizzante o burlona, ma da una squadra di donne e uomini che mettono la propria individualità al servizio di una funzione collettiva insostituibile, che è quella, lo ha ricordato il primo presidente, di distribuire i torti e le ragioni per evitare il ricorso alla violenza come strumento di affermazione dei propri diritti e per garantire così l'ordinata e pacifica convivenza. Questa, che è un'autentica missione, non può essere ricondotta all'afflato volontaristico del singolo, ma è il risultato faticoso e diuturno di una macchina organizzativa che si inserisce nel più generale buon andamento della pubblica amministrazione, indicato dalla nostra Costituzione come obiettivo comune dei pubblici uffici. Alla giustizia, dunque, non servono solisti, i cui virtuosismi rischiano di non ottenere l'applauso cercato per via delle stecche impreviste. Come ricordava Ludovico Mortara, la bontà di una organizzazione giudiziaria è misurata dalla tranquillità che nella generale coscienza dei cittadini essa stabilisce e mantiene. Servono quindi non solisti ma coristi in grado di seguire uno spartito che produca una polifonica armonia. Solo questo può garantire quella tempestività e prevedibilità della risposta giudiziaria che connotano un servizio affidabile e appunto tranquillizzante per i cittadini e in particolare per gli operatori economici, e non una lotteria a cui ricorrere per trovare una insperata scappatoia ai propri inadempimenti. La giustizia è un fattore di competitività del Paese, un indicatore importante per l'attrattività degli investimenti, un termometro della qualità di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. Dunque, uno sforzo collettivo per sfumare le soggettività e per sottolineare la coralità di un'azione efficiente è una condizione indispensabile per quel recupero di credibilità di cui anche la magistratura, come peraltro tutte le altre nostre istituzioni, ha bisogno. Gli atti giudiziari credibili sono il frutto di un impegno del magistrato che traguarda il prodotto del proprio agire non già come espressione di potere arbitrario, ma come frutto di un confronto con una società che è in realtà la vera destinataria del provvedimento. Darsi carico della accoglienza sociale della deliberazione non è menomare o svuotare di senso la decisione. La libertà di coscienza del magistrato, infatti, non è un valore in sé e non è uno strumento di affermazione del narcisismo o delle private passioni di chi riveste la toga. È strumento per garantire il massimo della libertà rispetto alla più alta qualità del prodotto della sua opera.
La libertà del magistrato non è una arbitraria assunzione di una posizione che si legittima solo in ragione della provenienza dei suoi atti, quasi per una natura individuale diversa dagli altri consociati o perché chi la esercita sia depositario di una superiore morale o di una privilegiata comprensione del mondo. La credibilità nasce quando ogni atto compiuto nella giurisdizione, oltre che sul diritto, è fondato sul buon senso e sull'equilibrio. È credibile un atto che venga percepito come espressione di una sintesi che sappia rendere ragione di sé e di cui, per quanto di diverso avviso, ogni interprete di buona fede possa percepire il fondamento razionale e misurare in termini positivi le ricadute. Il controllo sulle conseguenze delle proprie decisioni costituisce un elemento essenziale della corretta applicazione della legge. La credibilità nasce anche dalla contemporaneità del fatto sul quale si interviene rispetto all'atto del giudice o del pubblico ministero. La contemporaneità va intesa anzitutto come tempestività dell'intervento rispetto al caso della vita, che è il fondamento minimo dell'azione giurisdizionale. Una sentenza che intervenga quando ormai sono trascorsi anni dal fatto equivale ad una sentenza comunque ingiusta. I miei insistiti richiami alla dimensione che ho chiamato corale dell'azione giudiziaria non dipendono da un rigurgito tardivo di collettivismo, né vogliono sottovalutare la peculiarità del rendere giustizia. La giustizia, come ci ricorda Aristotele, è la virtù più efficace. E né la stella della sera né quella del mattino sono così meravigliose perché nella giustizia ogni virtù si raccoglie. Fine della citazione. Ciò vuol dire che chi amministra la giustizia partecipa in qualche modo all'esercizio di una virtù. E dunque la vocazione giudiziaria comporta la consapevolezza di un di più di responsabilità, questa sì individuale, se è vero, come diceva Calamandrei, che il giudice è il diritto fatto uomo. Perciò è riduttiva la visione di chi concepisce la deontologia dei magistrati solo sotto il profilo disciplinare. C'è ben altro. La professionalità, certo, ma non solo. L'etica dei valori, il senso del dovere, la consapevolezza della funzione sociale dell'amministrare giustizia, la profondità della cultura, la ricchezza della propria umanità. Consapevoli che da queste qualità dipende la qualità della giurisdizione, perché come ammoniva Karl Popper, le istituzioni sono come le fortezze, raggiungono lo scopo solo se è buona la guarnigione, cioè l'elemento umano. A tutti i magistrati, a tutte le donne e gli uomini dell'ordine giudiziario sottoposti a pressioni personali e collettive enormi, va la nostra riconoscenza e il nostro ringraziamento in questo giorno che è un po' la loro festa. Siamo orgogliosi di loro, del loro impegno, della loro qualità che ci sono invidiati in Europa. Esercitare il potere giudiziario è così terribile tra gli uomini, come diceva Montesquieu, ma come fa cantare Mozart al coro del flauto magico, quando virtù e giustizia ammantano di gloria il loro cammino, la terra si trasforma in un regno celeste e i mortali somigliano agli dèi. A quest'ardua impresa, però, sono chiamati non solo i magistrati, ma tutti gli uomini di buona volontà e in particolare gli uomini politici. A loro fa da modello Re Salomone, il quale, quando sale al trono e può fare una richiesta a Dio, domanda un cuore docile perché sappia rendere giustizia al popolo e sappia distinguere il bene dal male. Lavoriamo perché sia così. Grazie.
giudiziario dinanzi alla Corte di Cassazione per riferire delle iniziative e degli intendimenti del Governo sull'amministrazione della giustizia. Desidero innanzitutto ringraziare il Presidente della Repubblica, che ha costituito in questi anni il fondamentale punto di riferimento per l'equilibrio dell'intero sistema e che, in particolare sui temi del funzionamento della giustizia e dell'esecuzione della pena, ha sollecitato la più alta riflessione indicando possibili percorsi istituzionali. Nonostante i numerosi interventi avviati ed adottati nel corso degli ultimi anni, è evidente a tutti come ancora tanti siano i problemi da affrontare e i delicati nodi da sciogliere per consentire ai cittadini di ottenere risposte rapide ed efficaci. La giustizia è naturalmente un sistema in cui convivono spinte, sensibilità ed interessi talvolta contrapposti che rendono necessario un costante sforzo di ricerca di bilanciamento e di mediazione. È un fatto che lo scontro politico istituzionale che va avanti ormai da tempo ha contribuito a rallentare il percorso riformatore di cui il Paese ha urgente bisogno. In questi 9 mesi ho sentito tutto il peso della responsabilità dell'alto ruolo che mi è stato affidato, un ruolo di garanzia sullo svolgimento di una funzione dalla quale dipendono la vita, la libertà, l'onore dei cittadini. Ne ho sperimentato, come ministro innanzitutto, ma anche come persona, tutta la complessità, resa tanto più aspra dalle tensioni emotive, tutte comprensibili ma spesso contrapposte, che la percorrono. È innegabile che l'andamento ondivago di molti degli interventi che si sono susseguiti nel tempo in materia di giustizia, spesso con un'ottica emergenziale, abbiano non di rado risentito del clamore suscitato da singoli eventi. Compito della politica, in particolare di chi ha la responsabilità di governo, è costruire un percorso riformatore che abbia al centro gli interessi della collettività e che conduca ad un sistema coerente ed equilibrato. L'esperienza maturata fino ad oggi mi ha rafforzato nel convincimento che l'ambizione di grandi riforme deve passare dalla risoluzione di questioni che possono apparire di minore portata, ma che sono altrettanto importanti nella prospettiva di un effettivo miglioramento del sistema. È sotto gli occhi di tutti l'eccessivo carico di lavoro che affligge gli uffici giudiziari e sono noti i dati statistici e l'imponente massa di processi nel civile e nel penale. Alcuni segnali di inversione di tendenza cominciano però a manifestarsi grazie al lavoro intrapreso dai governi precedenti e proseguito dall'attuale. A mio avviso ciò sta avvenendo in primo luogo per una fondamentale scelta di metodo. Accantonata l'illusione che fosse possibile cancellare con un solo intervento problemi, inefficienze e incongruenze resistenti e stratificati nel corso di decenni, si è preso finalmente atto che soluzioni semplici a questioni complesse non esistono. Esiste piuttosto, come ho detto, lo spazio per il costante, attento, certosino lavoro di analisi delle lacune e degli anacronismi, di ricerca delle singole cause e delle varie inefficienze. Mi sono ispirato a questo approccio pragmatico, consapevole della fase politica che attraversiamo e dell'urgenza posta anche da scadenze europee che il Governo è chiamato a rispettare. Da questa linea di azione possono derivare singole ma importanti riforme che ci avvicinano al pieno recupero di efficienza della giustizia italiana in tutte le sue declinazioni. Nel 2013 è stata portata a termine la complessa riforma della geografia giudiziaria. La distribuzione territoriale degli uffici giudiziari era ormai fonte di diseconomie organizzative e costi elevati. Averla modificata radicalmente, ridisegnandola secondo le mutate esigenze, garantirà significativi risparmi di spesa, maggiore produttività e, auspicabilmente, un recupero di credibilità capace di incidere effettivamente sulle relazioni economiche e anche di attrarre nel nostro Paese investitori internazionali. La positiva valutazione della Corte Costituzionale ha confermato la coerenza complessiva dell'intervento, mentre i decreti correttivi, alcuni già adottati ed altri allo studio, consentiranno di apportare le opportune modifiche nella consapevolezza che un'opera così complessa necessita, nella prima fase di attuazione, di un attento monitoraggio.
La materia del diritto del processo civile non è spesso agli orrori della cronaca. Si tratta tuttavia di temi che toccano da vicino gli interessi personali, familiari ed economici di milioni di persone, sui quali si gioca una parte importante della funzionalità e della credibilità di un paese. In questo settore si è intervenuto sia sul fronte della domanda di giustizia, con l'obiettivo di ridurre il ricorso al giudice, anche valorizzando l'istituto della media conciliazione, sia sul versante dell'offerta di giustizia, con lo scopo di aggredire l'arretrato e razionalizzare il sistema processuale. I dati relativi all'ultimo semestre 2013 fanno registrare un calo lieve ma significativo delle pendenze, sia in primo che in secondo grado. Confidiamo che tali risultati possano essere ulteriormente migliorati dall'applicazione delle misure introdotte con il decreto legge 69 del 2013. L'incremento dei giudici ausiliari, l'introduzione degli stage per i laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari di primo grado e d'appello, la possibilità di destinare magistrati addetti all'ufficio del massimario con compiti di assistente di studio vanno nella direzione auspicata. E inoltre di pochi giorni fa l'apprezzamento proveniente dall'Unione Europea della nuova disciplina della mediazione civile, valutata come un modello più avanzato in ambito continentale. Vorrei poi ricordare una serie di misure volte a snellire il processo civile, inserite nel disegno di legge approvato dal Governo a fine 2013 e collegato alla legge di stabilità per l'anno in corso. Esse prevedono la semplificazione delle forme processuali per le controversie non connotate da particolari complessità, l'accelerazione dei tempi del processo per mezzo dell'adozione di una sentenza senza una completa motivazione, fermo il diritto delle parti di ottenerla in un momento successivo, il sostegno alla produttività delle corti d'appello con la previsione che in alcuni tipi di cause la sentenza possa essere pronunciata da un solo giudice e non da un collegio di tre magistrati, l'obbligatorietà nelle cause ad alto tasso di tecnicalità della richiesta di nomina di un consulente prima di iniziare il processo, che agevoli una definizione transattiva. Si sono concentrati gli sforzi sull'intensificazione dell'informatizzazione, sulla stabilizzazione dei tribunali per le imprese e sui progetti volti a migliorare l'organizzazione degli uffici giudiziari. Nell'ultima classifica della Banca Mondiale Doing Business, l'Italia, pur partendo da una posizione di retroguardia, è il paese che ha fatto più passi avanti nel 2013 per quanto riguarda l'efficienza della giustizia civile. È uno stimolo a proseguire la strada intrapresa. Oggi, servizi quali il deposito telematico degli atti e la comunicazione online di cancelleria sono disponibili su tutto il territorio nazionale. I pagamenti telematici sono in realtà d'uso quotidiano in 21 distretti su 26, con risparmi significativi e minori rischi di errore. Dal 30 giugno del 2014, inoltre, il processo civile telematico sarà obbligatorio per tutti i procedimenti monitori. La delicatezza e la sensibilità della materia penale mi hanno indotto a ricercare soluzioni organiche e coerenti, anche attraverso il contributo di operatori qualificati e con grande esperienza in questo difficile settore. Anche in questo ambito, la riduzione dei tempi dei processi rappresenta una priorità ineludibile. La loro durata risulta in tendenziale decrescita per le corti d'appello e le procure della Repubblica, mentre lo stesso non può dirsi per i tribunali. È mia intenzione proporre una serie di misure deflattive del carico giudiziario, a partire dall'eliminazione di quei procedimenti che per la modestia degli interessi concretamente in gioco e per la tenuità del fatto non meritano lo sviluppo della fase processuale. Parallelamente, si dovrà potenziare l'efficacia dei riti speciali senza dibattimento ed agire sul sistema delle notificazioni degli atti giudiziari. Infine, si intende realizzare una calibrata revisione del meccanismo delle impugnazioni nella prospettiva di un'efficace riduzione dei tempi complessivi delle procedure. Razionalizzazione della spesa, incremento di efficienza del servizio potranno derivare inoltre dal completamento della procedura sulla gara unica per le intercettazioni. Ma l'attenzione al sistema penale ha riguardato anche l'area del contrasto alla criminalità organizzata attraverso il lavoro di un'apposita commissione ministeriale che ha affrontato tra l'altro i temi delle misure di prevenzione.
Particolare attenzione è stata rivolta all'infiltrazione mafiosa nel tessuto economico, alla ricerca di soluzioni equilibrate, finalizzate a ridurre il rischio di esclusione dalla parte sana dell'impresa, dal circuito produttivo e alla salvaguardia dei lavoratori. Tale lavoro si inquadra nella più ampia strategia che coinvolge l'intero governo, come confermato dal rapporto sulle linee guida della politica antimafia presentato ieri a Palazzo Chigi. Il sistema della repressione penale trova nel carcere la sua principale espressione. Le tensioni emotive, le spinte emergenziali e le contrapposte sensibilità, di cui accennavo all'inizio, sembrano amplificarsi intorno al complesso mondo del carcere. Entrare in un istituto di pena, osservare le condizioni di vita dei detenuti e di coloro che vi operano ci pone di fronte a una questione umana prima ancora che giuridica. Dare un senso alla sanzione e restituire dignità alle persone detenute è un dovere giuridico e morale, e non solo verso di loro. Fare in modo che il carcere restituisca persone migliori e non peggiori di come sono entrate è un dovere che abbiamo verso la collettività e anche verso le stesse vittime dei reati. Analoga responsabilità abbiamo nei confronti del personale della Polizia Penitenziaria e di tutti gli operatori del sistema, che con straordinaria abnegazione assolvono quotidianamente ai loro delicati compiti in difficilissime condizioni. È in questa ottica che vanno lette le azioni che abbiamo intrapreso sul piano amministrativo e normativo e che abbiamo illustrato alla Corte di Strasburgo, ricevendone un pubblico apprezzamento che ci spinge a proseguire in questa direzione. Sul versante normativo, il Consiglio dei Ministri ha recentemente varato un nuovo intervento, dopo quello dell'estate scorsa, di ampliamento delle misure alternative al carcere e di rafforzamento della tutela dei diritti delle persone detenute. Ritengo importante l'aver introdotto meccanismi di tutela giurisdizionale sollecitati in molte occasioni dalla Corte Costituzionale. Allo stesso modo, la figura del garante nazionale costituisce un ulteriore elemento di attenzione alle condizioni delle persone private della libertà. Il quadro è complesso, ma si registrano alcuni significativi risultati sia sul piano della riduzione complessiva dei detenuti, sia su quello relativo al numero delle persone in custodia cautelare. Le presenze in carcere alla data del 21 gennaio scorso sono 61.619, a fronte delle quasi 70.000 raggiunte nel 2010, mentre i detenuti in custodia cautelare sono circa 7.000 in meno rispetto a 3 anni fa. È massimo lo sforzo per migliorare la quotidianità della vita all'interno dei penitenziari. Si sta tentando di dare risposta alle situazioni più difficili, anche sul piano sanitario, e in particolare attenzione rivolta alle donne e ai minori. L'ambizione è quella di non limitarci a una mera esecuzione burocratica della sentenza di Strasburgo, ma di cogliere questa occasione per avviare una profonda revisione del modello di detenzione. In questa direzione, la magistratura di sorveglianza avrà un ruolo essenziale nel diffondere una nuova cultura che abbandoni l'idea di un sistema penitenziario avulso dalla giurisdizione, ristabilendo le indispensabili sinergie tra quella funzione e l'amministrazione. Per quanto mi riguarda, sarà massimo l'impegno per mettere i giudici nelle migliori condizioni per operare. Come si desume da quanto ho sin qui esposto, è ai cittadini e alle loro domande di giustizia che va riservata prioritaria attenzione nel concepire e attuare innovazioni e trasformazioni del sistema. Ma per realizzare questo obiettivo è necessario che sia sempre più continuo e serrato il confronto con i protagonisti interni al mondo della giustizia, avvocati, magistrati, personale amministrativo e che le loro rappresentanze. In particolare, non possono esserci equivoci sul ruolo fondamentale che va riconosciuto agli avvocati italiani, presidio di libertà del cittadino ed essenziale strumento di protezione degli interessi individuali e collettivi coinvolti nei processi, e sull'importanza di una positiva e costante interlocuzione tra il Ministro e i rappresentanti dell'Avvocatura. Sul versante della magistratura dobbiamo sempre ricordare lo straordinario impegno di coloro che sommano al quotidiano carico di lavoro anche l'intollerabile rischio di minacce per la propria incolumità personale. A questi magistrati, in particolare, va la mia totale solidarietà
e l'assicurazione che l'intero governo non mancherà di garantire loro il più adeguato livello di protezione. Con altrettanto impegno proseguirà, nell'ottica della leale collaborazione scritta nella Costituzione, il prezioso dialogo con il Consiglio Superiore della Magistratura, portatore di conoscenze e di competenze indispensabili per chi, come Ministro della Giustizia, è investito dei compiti di organizzazione giudiziaria e di funzionamento dei servizi della giustizia. Malgrado le innegabili difficoltà che il percorso riformatore intrapreso inevitabilmente comporta, dobbiamo guardare con fiducia al futuro prossimo. Il rispetto delle condizioni poste dalla Corte europea e il recupero dell'efficienza organizzativa e funzionale della macchina giudiziaria sono obiettivi non utopistici e sostanzialmente condivisi da tutti gli operatori. Auspico quindi che su queste basi realistiche e concrete si possa lavorare da subito insieme. Da parte mia assicuro il massimo impegno e la più ampia considerazione delle proposte e delle sollecitazioni che mi arriveranno da tutte le componenti del sistema volte a migliorare i servizi offerti alla collettività. In definitiva, è il bene pubblico e l'interesse dei cittadini l'obiettivo ultimo che ci accomuna e che non possiamo permetterci di mancare. Vi ringrazio. Come nella sua... penale è stata al centro di polemiche talvolta anche aspre. Situazione questa che mi riporta alla mente quanto a metà degli anni 50 del secolo scorso ebbe a scrivere Piero Calamandrei, aperte virgolette, tra le tante sofferenze che attendono il giudice giusto vi è anche quella di sentirsi accusare quando non è disposto a servire una fazione di essere a servizio della fazione contraria. Uno scenario complesso quindi, cui si sono aggiunte le minacce anche di morte a magistrati del pubblico ministero, attacchi dei quali le istituzioni hanno il dovere di farsi carico con risposta unanime e massima fermezza. Occorre rammentare che l'attività del pubblico ministero è sempre sottoposta al vaglio del giudice, i cui provvedimenti sono soggetti ad un articolato sistema di impugnazioni che garantisce l'intrinseca, seppure soltanto umana, giustizia del giudicato e ne legittima la forza esecutiva, la quale non può essere vanificata se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Si pensi alla revisione delle sentenze penali e alla revocazione di quelle civili. È ricorrente l'affermazione secondo cui esisterebbe uno squilibrio di poteri tra politica e magistratura, ma le ragioni sono riconducibili non già all'interventismo della magistratura, bensì al vuoto lasciato dalla politica, la quale non è stata in grado di rinnovare la propria connotazione adeguandola alle esigenze autentiche della collettività. Soprattutto in materia di giustizia sono mancate riforme condivise
in grado di far fronte a necessità, talvolta drammatiche, degli operatori e dei cittadini. Valga per tutto l'esempio di taluni diritti fondamentali rispetto alla cui irrinunciabile esigenza di tutela il giudice è stato sovente lasciato in solitudine. Ne è derivato un indebolimento della legislazione cui ha corrisposto la progressiva centralità della giurisdizione, la quale, come rilevato in uno scritto di qualche anno fa dall'attuale Presidente della Corte Costituzionale, sembra essere stata spinta ad uscire dal terreno del controllo per addentrarsi in quello della mediazione e della regolazione del conflitto sociale. Essenziale in tale contesto è che il ruolo di controllo della legalità non sia concepito in materia in maniera impropria, tenendo presente anzitutto che la soggezione del giudice alla legge rappresenta sì per i magistrati una garanzia da interferenze esterne, ma anche un limite al proprio potere. Ed inoltre, come ha posto in rilievo un autorevole giurista, che, aperte virgolette, la giustizia penale non ha per compito di processare la storia e di favorire il rinnovamento politico-sociale. La giustizia penale giudica fatti ed esseri umani. Non vanno peraltro sottovalutate talune criticità, soprattutto esse non vanno ignorate. Una di tali criticità è l'ancora insufficiente consapevolezza che i pubblici ministeri non possono operare come monadi isolate. Uno dei valori pregnanti dell'amministrazione della giustizia, è stato già ricordato in quest'Aula, è quello della prevedibilità delle decisioni di giudici e pubblici ministeri, non agevolata certo nel nostro Paese da una legislazione spesso incoerente e, come si legge nella relazione della Commissione per le riforme costituzionali, di livello inadeguato. Senza la consapevolezza culturale di ciò da parte degli stessi magistrati inquirenti è concreto il pericolo di una separazione incolmabile dalla sensibilità dei cittadini, oltre che di una spirale reattiva nei confronti dell'autonomia e dell'indipendenza del pubblico ministero. Allo scopo proprio di una maggiore sensibilizzazione di queste problematiche, nello scorso mese di giugno ho convocato qui in Procura Generale una riunione dei procuratori generali distrettuali perché si facessero portatori presso i procuratori locali di questa esigenza di tendenziale uniformità e coerenza nell'esercizio dell'azione penale. Altro profilo critico cui debbo far riferimento è rappresentato dall'eccesso di esposizione mediatica di settori, sia pure esigui, della magistratura inquirente. Tale esposizione vi è più negativa ogni qualvolta appaia finalizzata ad acquisire consensi alla propria attività. In nessun caso il magistrato deve perseguire il falso mito della popolarità, piuttosto quello vero della fiducia dei cittadini, cui ha fatto riferimento nel suo intervento anche il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Il pubblico ministero, infine, come primo garante della legalità, deve improntare la sua condotta ad una difesa intransigente dei diritti fondamentali. A tal fine occorre particolare impegno nella tutela della riservatezza, allorché vengono utilizzati strumenti di indagine invasivi, primo fra tutti quello indispensabile comunque delle intercettazioni. Allo stesso modo, il bene sommo della libertà personale può e deve essere sacrificato nei soli casi di assoluta necessità. Recenti provvedimenti legislativi in itinere confermano questo irrinunciabile principio. In occasione dell'anno giudiziario 2013 furono indicate in materia penale talune riforme che avrebbero potuto porre le basi per un'attenuazione della crisi. Talune di queste riforme sono state evocate dal primo presidente: riforma della prescrizione, abbandono del sistema carcerocentrico, introduzione di procedure volte ad eliminare procedimenti penali per fatti di assoluta lievità. Alcuni di questi auspici hanno trovato rispondenza in proposte formulate dalle commissioni nominate
dai ministri della giustizia del precedente e dell'attuale governo. È necessario che esse vengano sollecitamente sottoposte alla valutazione del Parlamento, impegnato anche nell'esame di altre proposte di legge sulle quali è prematuro esprimere valutazioni anche per rispetto all'autonomia del Parlamento stesso. Si può solo auspicare che sia raggiunto un equilibrato contemperamento tra le esigenze di efficienza del sistema da un lato e la tutela dei diritti fondamentali, nonché la ineludibile necessità di difesa sociale dall'altro. Purtroppo tuttora critica è la situazione delle nostre carceri, sulla quale con la consueta sensibilità umana e sociale il signor Presidente ha richiamato ripetutamente l'attenzione. I provvedimenti adottati dal Governo e dal Parlamento rappresentano un primo tentativo di uniformare il sistema nazionale alle statuizioni sovranazionali, ma il cammino è ancora lungo, come è emerso dallo stesso intervento del Ministro della Giustizia. È dubbio che le misure adottate in assenza di ulteriori e tempestivi interventi volti a ridurre il sovraffollamento consentano all'Italia di superare il prossimo esame in sede europea, la cui scadenza è a fine maggio del corrente anno. Occorrono riforme strutturali, occorre una seria programmazione di edilizia carceraria che consenta condizioni di vita rispettose della dignità umana, senza arretramenti dello Stato nel fermo contrasto alla criminalità più pericolosa. I limiti di tempo imposti a questo mio intervento non mi consentono di affrontare le problematiche legate all'attività in materia civile, su di essa come su altre, un approfondimento dei temi che ho toccato rinvio alla mia relazione scritta. La materia disciplinare è quella che maggiormente connota quanto a specificità l'attività della Procura Generale. Dopo circa 2 anni dall'insediamento nelle mie funzioni, sono ancora più convinto che il controllo disciplinare sull'attività dei magistrati risponda ad un'esigenza ineludibile dello Stato democratico e sia coessenziale all'indipendenza della magistratura. L'opinione secondo la quale la repressione nei ritardi del deposito delle sentenze, sui quali vi è molto allarme in magistratura, costituirebbe una priorità per la Procura Generale è tanto diffusa quanto infondata. L'ufficio, pur non sottovalutando il fenomeno nel rigoroso rispetto dell'obbligatorietà dell'azione disciplinare, rivolge la sua vigile attenzione soprattutto a quelle condotte realizzate anche da magistrati posti ai vertici degli uffici giudiziari, lesive del prestigio e dell'autorevolezza dell'amministrazione della giustizia, quindi della sua credibilità, ovvero denotano patologiche cadute di professionalità. Particolare impegno ha richiesto nel 2013 l'attività in ambito internazionale. Intensa è stata quella di natura rigorosamente tecnica, giova sottolineare questa termine tecnica, a supporto del progetto di introduzione del pubblico ministero europeo. È auspicabile che il prossimo semestre di presidenza italiana dell'Unione possa contribuire all'ulteriore realizzazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. E questa è l'Europa in cui, come magistrato del pubblico ministero italiano, credo profondamente. Signor Presidente della Repubblica, mi sia consentito ancora una volta di esprimere la mia sincera gratitudine, sicuro di interpretare i sentimenti della magistratura tutta, segnatamente di quella requirente, perché già lo scorso anno lo feci per l'attività da lei svolta nel corso del primo settennato di presidenza. Quest'anno lo ribadisco per aver accertato con generosità e personale sacrificio, in un momento di allarmante paralisi istituzionale, come ella si è espresso nel suo nobile messaggio di fine d'anno, di continuare a rendere l'altissimo servizio al Paese. Grazie.
sempre maggiore partecipazione della... Si pensi per tutta al ponte sullo stretto di Messina, che ha richiesto la soluzione di delicati problemi giuridici in merito ai rapporti contrattuali in essere.
Il nostro impegno dinanzi alla Corte di Cassazione che oggi ci ospita è notevole, è molto importante. Siamo onorati di poter lavorare con la Cassazione in piena armonia nell'interesse della giustizia. Dinanzi alla Suprema Corte il contenzioso Stato è stato anche nel 2013 particolarmente numeroso. Sono stati infatti proposti dall'Avvocatura Generale 5.021 ricorsi per Cassazione rispetto ai 4.703 del 2012. Di questi, 3.875 ricorsi riguardano il contenzioso tributario, con una percentuale pari al 77,18% del totale. Anche nel 2013 è proseguita la stretta collaborazione tra la Corte di Cassazione e l'Avvocatura dello Stato, finalizzata in tempi brevi alla fissazione in tempi brevi di udienze di discussione di cause pilota su questioni che hanno dato luogo a numerose controversie nei giudizi di merito, nonché alla fissazione di udienze tematiche al fine della rapida decisione di interi filoni di causa. La collaborazione ha interessato soprattutto la materia tributaria, che come è noto occupa gran parte dell'attività della Cassazione civile e dell'Avvocatura dello Stato. Di oltre 6.000 richieste formulate dall'Agenzia delle Entrate, dopo attento esame sono stati proposti poco più di 3.600 ricorsi, un numero sostanzialmente equivalente a quelli proposti dai contribuenti. L'esito dei suddetti giudizi si conferma ancora nel complesso favorevole all'erario. Gli ultimi dati disponibili indica una percentuale positiva di oltre il 70%. Su un valore annuo nel 2013, dati dell'Agenzia dell'Entrata, di circa 1 miliardo di euro contestati, l'importo delle cause favorevoli ammonta a circa 760 milioni di euro. Nei prossimi mesi, peraltro, le sezioni unite della Cassazione dovranno sciogliere il nodo dell'applicabilità o meno ai ricorsi tributari del nuovo articolo 360 numero 5 CPC. Sono evidenti i riflessi che la predetta novella processuale, ove interpretata in senso positivo, cioè che si applica anche ai processi tributari, potrebbe avere in materia tributaria, in cui l'accertamento fiscale si fonda spesso su presunzioni per le quali è necessario il controllo sulla logicità delle stesse. Altra questione non meno importante che verrà esaminata dalle sezioni unite nelle prossime settimane è quella relativa agli effetti delle pronunce della Corte di Giustizia da cui derivi la possibilità di chiedere rimborso rispetto a situazioni ormai definite, in quanto un'eventuale riapertura dei termini di decadenza e di prescrizione produrrebbe effetti negativi in termini di incremento del contenzioso e di incertezza delle situazioni giuridiche. Con riferimento alla fine alla materia doganale, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha dato nel 2013 un notevole impulso alla definizione del contenzioso pendente, ponendo in discussione la quasi totalità dei ricorsi presentati tra il 2007 e il 2011 e anche alcuni del 2012. L'andamento del contenzioso è stato estremamente proficuo per gli interessi pubblici, con una percentuale di cause favorevoli all'amministrazione di circa vicina al 90%, ed il cui recupero a beneficio sia dell'Unione Europea che dello Stato italiano hanno comportato somme dell'importo complessivo superiore a 150 milioni di euro. Con riguardo al processo telematico, come prima si diceva, l'Avvocatura dello Stato nell'anno 2013 ha creato una consistente piattaforma documentale nazionale che ha riguardato il 58% dei documenti cartacei convertiti in digitale e caricati nel fascicolo elettronico. Di recente è stato firmato un protocollo d'intesa per la costituzione della cosiddetta intermagistratura telematica, un importante tavolo congiunto di tutte le magistrature civile, amministrativa, tributaria e contabile e dell'Avvocatura dello Stato per l'analisi e la risoluzione dei problemi comuni in materia di informatica. I risultati dell'attività dell'Avvocatura dello Stato sono stati molto proficui, con esiti positivi del contenzioso intorno ai 2/3 dello stesso, e che porta a concludere, come si diceva anche l'anno scorso, per un buon rapporto costi-benefici dell'attività svolta dall'Avvocatura, ove si consideri che ogni causa nel complesso costa in media allo Stato circa 800 euro. Concludo osservando che il difficilissimo momento che il Paese continua ad attraversare richiede a tutte le istituzioni e a tutti noi un massimo impegno nell'esercizio dei compiti affidati. Sono certo di poterla assicurare, signor Presidente della Repubblica,
che l'Avvocatura dello Stato e i suoi componenti faranno ogni sforzo possibile per essere all'altezza delle rilevanti funzioni assegnate, confermando così il prestigio che l'Istituto ha sempre avuto. Grazie. Do ora la parola al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, professor avvocato Guido Alpa. Grazie Presidente. Signor Presidente della Repubblica, autorità, signore e signori, porgo loro il saluto deferente del Consiglio Nazionale Forense. La legge del 31 dicembre 2012, numero 247, approvata quasi all'unanimità dal Parlamento, ribadisce l'impegno dell'Avvocatura nel servizio reso ai cittadini, sottolinea la partecipazione necessaria dell'avvocato all'attuazione della funzione giurisdizionale in un rapporto dialettico con il giudice e rafforza le garanzie dell'avvocatura stante la specificità della funzione difensiva, la rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela è votata e garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti. Quando questi principi di base sono ignorati, si crea un grave disagio. Dobbiamo superare l'impasse nel segno del reciproco rispetto e della solidale cooperazione. Sono benvenute le parole di apprezzamento del Ministro della Giustizia rivolte all'Avvocatura. L'attuazione della riforma della professione forense è stata curata dal Consiglio con la redazione dei regolamenti previsti, che riguardano anche l'informazione degli utenti della giustizia. Si sono istituiti presso tutti gli ordini forensi territoriali gli sportelli del cittadino, è stata migliorata l'organizzazione della professione con l'approvazione del regolamento sulle associazioni forensi rappresentative e è in corso l'attuazione della disciplina con gli altri regolamenti. L'attuazione della riforma nei sui gangli vitali avverrà però solo con l'approvazione dei regolamenti di competenza del Ministero della Giustizia, concernenti tra l'altro le specializzazioni e il tirocinio. Questi regolamenti non sono stati ancora elaborati. La riforma reca inoltre regole sulle associazioni tra avvocati e le associazioni multidisciplinari, affidate ad un regolamento ministeriale che deve essere elaborato e fissa i principi della delega del Governo per la disciplina delle società tra avvocati, ma il decreto legislativo non è stato emanato perché il Governo ha deciso di non esercitare la delega. Nell'ambito delle sue competenze, il Consiglio Nazionale Forense ha istituito l'Osservatorio Permanente sulla giurisdizione, presentato ieri alla Camera dei Deputati. L'Osservatorio ha una funzione eminentemente consultiva. Attraverso di esso il Consiglio assumerà il compito di raccogliere ed elaborare i dati sull'amministrazione della giustizia, togata, onoraria, conciliativa, arbitrale e attraverso una valutazione sociale, economica, statistica e funzionale potrà offrire risultati al Ministero della Giustizia, al Governo, al Parlamento e a tutti i soggetti interessati. Molte sono le istituzioni che hanno aderito all'iniziativa: il Ministero della Giustizia, le Corti Superiori, gli organi costituzionali, le autorità amministrative, le associazioni dei giudici di pace e dei giudici onorari, la rappresentanza europea dell'avvocatura e lo European Law Institute. L'organismo aiuterà tutti a mettere a fuoco in un contesto complessivo i problemi della giustizia, che purtroppo non si risolvono con ulteriori interventi sul codice di procedura civile. Negli ultimi anni questi interventi sono stati ben 17 e non è appropriato intervenire con decreti legge in una materia che richiede la composizione di un disegno organico. Le riviste scientifiche hanno pubblicato pagine compendiose su queste iniziative normative, definendo la situazione attuale come una deriva e rilevando come il legislatore finisca per complicare piuttosto che superare, con i suoi interventi così frequenti, i problemi aperti. I problemi non si risolvono neppure aumentando i costi della giustizia, che risultano essere sempre più gravosi per i cittadini. Negli ultimi anni i costi sono lievitati dal 55% per il primo grado, del 119% per l'appello e del 182% per il giudizio di Cassazione. Una giustizia civile non può trasformarsi in una giustizia di classe. Per parte sua, il Consiglio Nazionale Forense ha promosso l'istituzione e il coordinamento di 122 organismi di conciliazione e di 22 camere arbitrali a 20 sedi presso gli ordini forensi. Ha dovuto però sottolineare la incongruità della nuova disciplina della mediazione, il decreto legge del 21 giugno 2013, convertito in legge poi
nell'agosto dello scorso anno, con la quale si è reintrodotta, questa è la terminologia usata, la mediazione obbligatoria, che era stata dichiarata incostituzionale con la sentenza numero 272 del 2012. Il nuovo testo non ha infatti risolto le questioni di merito sollevate dall'ordinanza del TAR Lazio del 12 aprile 2011. L'arretrato continua ad essere una delle questioni più gravi e difficili da dipanare. Il Consiglio Nazionale Forense ha formulato alcune proposte che potrebbero migliorare la situazione. L'introduzione della Translazio Iudici, che consentirebbe, previa istanza congiunta delle parti, di trasferire i procedimenti ordinari alle Camere arbitrali. La negoziazione assistita, che consentirebbe con l'accordo delle parti, con l'ausilio degli avvocati, di semplificare la conclusione degli accordi e di prevenire gli delitti. La redazione della bozza di sentenza da parte di avvocati esperti, che con spirito di solidarietà e collaborazione possono affiancare il giudice ordinario, rimettendo poi ovviamente al giudice la valutazione del risultato, salvaguardando i principi di imparzialità, competenza ed efficienza. Il Consiglio Nazionale Forense ha proposto anche la presenza stabile di avvocati presso l'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia senza oneri per lo Stato, così adempiendo anche per questa via alle prescrizioni della legge forense che assegna all'avvocatura il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della giurisdizione. I problemi non si risolvono introducendo misure sanzionatorie degli avvocati, come la responsabilità solidale con la parte attrice per le spese di lite temeraria, o come le sanzioni già previste dalla disciplina della mediazione obbligatoria, o come quelle progettate nel disegno di legge governativo testé citato. Così facendo si confonde l'assistenza in giudizio con l'iniziativa processuale, che è frutto di una libera scelta del cittadino, e si trasforma il mandato difensivo in un rapporto di complicità e di cointeressenza con l'assistito. La giustizia è una virtù, è una funzione affidata alla ragione e all'equilibrio, ai principi tramandati da una lunga e colta tradizione, ai valori incompromissibili consacrati dalle carte dei diritti. Di qui le garanzie date dal processo e dal controllo di legittimità, che si applica anche attraverso il controllo della motivazione. La logica del giudice, studiata per secoli da filosofi e giuristi, non può essere affidata ad un testo redatto a richiesta e a pagamento. Ne sarebbero lesi il principio di eguaglianza dei cittadini e il diritto al giusto processo. La dignità di questa funzione non può essere soppesata solo nei suoi profili squisitamente quantitativi ed economici. La macchina della giustizia non è apprezzabile solo sulla base di criteri di economia aziendale e neppure secondo la logica della Banca Mondiale degli Investimenti, i cui rapporti annuali sono spesso invocati per attingerne modelli di soluzione, le cui statistiche sembrano addirittura determinare le scelte del legislatore italiano. Si tratta di dati e statistiche, per l'appunto, essendo effettuate dalla Banca Mondiale degli Investimenti, dirette ad orientare gli investitori, non coloro che redigono i testi normativi della giustizia. L'avvocatura è ben consapevole dei doveri ad essa imposti dalla Costituzione e dalla legge di riforma. Il Consiglio Nazionale Forense ha provveduto in tempo utile a varare il nuovo codice deontologico informando i principi della riforma. Gli avvocati sono tenuti, ora anche per legge, ad aggiornarsi e a qualificarsi, sì che la loro dottrina fatica possa essere compiuta nella consapevolezza che i riti e la sapienza del diritto possono condurre al assolvimento di un ministero, non solo di una semplice prestazione di servizio. È con questo spirito che accingiamo, signor Presidente, ad affrontare il nuovo anno giudiziario. Molti cari auguri e grazie per l'attenzione. In nome del popolo italiano dichiaro aperto l'anno giudiziario 2014. L'adunanza è tolta.